www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. Presentazione del libro Anche oggi non mi ha sparato nessuno di Riccardo Arena, presidente dell'Ordine dei giornalisti Sicilia, che si tiene presso la sala conferenza Pierino Imperia dell'Istituto di Credito Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe di Mussomeli. Ci sono i saluti dell'avvocato Gero Salamone del collettivo Semplicità, i saluti del presidente della banca Michele Mincoia, che porta anche i saluti del sindaco Giuseppe Catania, impossibilitato a partecipare. Modera l'incontro Giuseppe Taibbi del Giornale di Sicilia con gli interventi di Roberto Mistretta della Sicilia e dell'avvocato Piero Sorce dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta. La conclusione dell'incontro è demandata all'autore del libro, Riccardo Arena. Ed ecco che sta per iniziare l'incontro l'autore del libro Riccardo Arena con il giornalista Roberto Mistretta, l'avvocato Piero Sorce, e sta per iniziare l'incontro. Articolo del giornale comunque, ecco, facendo l'ordine 75. Allora, buonasera a tutti, scusate per il ritardo, ma abbiamo delle strade intime, giusto? Riccardo ne ha fatto tra l'altro lui stesso sulla sua pelle, ha avuto delle conseguenze da superare, però ci siamo. Benvenuti, mi faccio portavoce anche del collettivo Semplicità che organizza questa iniziativa. Io ho avuto modo nel corso degli anni di fare da moderatore, da presentatore, non so come chiamo, moderatore forse un termine un po' più migliore, decisamente migliore rispetto agli altri termini, e quindi ho avuto nel corso degli anni molte occasioni per fare moderatore iniziative di questo genere, però in questo caso sono molto contento ed ha una valenza in più questa giornata per una serie di ragioni. Innanzitutto perché questa iniziativa tiene un po' battesimo ufficialmente la prima uscita, la vera e propria uscita pubblica di una nuova associazione che è il collettivo Semplicità. Nasce come un piccolo collettivo di persone che hanno delle idee e diventa un'associazione. Per me è importante perché oltre a farne un po' parte, anche se marginalmente, poi soprattutto sono gli amici con cui io la sera esco per mangiare una pizza, poi invece usciamo non solo per la pizza ma anche per pensare a un nuovo modo di fare, di creare e di sviluppare la nostra città, Mussomeli in particolare. Diciamo che stai anticipando tutto il discorso. Sì, adesso ti do la parola, tra poco ti do la parola. E poi è per me anche l'onore di poter avere qui
tra gli ospiti, in questo parterre degli amici, come l'avvocato Piero Sorcer, oppure Riccardo, oppure Roberto, ma soprattutto perché qui al centro oggi abbiamo la possibilità, avrete la possibilità di conoscere un personaggio per me importante, perché innanzitutto è un collega di grandissime esperienze. Lui è uno degli ultimi giornalisti che ancora non stanno sulla desk ma scrivono, forse l'ultimo, forse uno dei giornalisti, diciamo così, sono rimasti in pochi, perché i giornalisti di grande esperienza poi sono quelli che si occupano di preparare le pagine, invece lui fa il vero e proprio cronista, lui è, diciamo, è il re della giudiziaria del giornale di Sicilia, oltre ad essere il corrispondente, o perlomeno scrive molti articoli per giornali come Panorama o piuttosto che La Stampa. Ricordo ancora qualche mese fa Marco Travaglio ti fece anche un fondo in prima pagina, gli dedicò anche un fondo in prima pagina sul Fatto per un articolo che aveva fatto lui. Fu un fondo su di me, no, però fu molto, fu come titolo, giocò con il cognome Pollorena, ti chiamo oggi. E quindi avremo questa possibilità di parlare con lui, di presentare il suo libro, e poi soprattutto per chi ama il mestiere del giornalista, per chi ha un forte principio, forte idea corporativistica di questo mestiere, lui per noi è il nostro presidente, perché è il presidente dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia, quindi diciamo è il massimo che si può avere per chi insomma fa questo mestiere. Però oggi è qui per un altro motivo, poi è anche un maratoneta, ma questo poi magari non ne parliamo dopo, perché ha fatto un libro che io ho avuto modo di leggere, insomma altri ho avuto modo di leggere, ed è veramente un bellissimo libro. Non è il classico libro sulla mafia, ma è un romanzo in cui la mafia c'entra, però non vogliamo svelare nulla. Io direi di cominciare subito con i saluti di rito. Il sindaco penso che non ci sia in questo... No, lo vedo il presidente. Sì, perfetto. Però vorrei invitare il padrone di casa, il presidente della banca di credito, che è qua, è quello davanti. Ah, lo cercavo, ma è quello davanti. Michele Vingoli. Buonasera a tutti e benvenuti. Dicevo poco fa proprio a Roberto che mi ha chiamato il sindaco, si scusa per non essere presente, quindi porto io il saluto anche del sindaco Giuseppe Catania di Bussolini. Siamo qui questa sera per la presentazione del libro del dottore Riccardo Arena, Anche oggi non mi ha sparato nessuno. È un titolo, ritengo, dottor Arena, che lei ha azzeccato perfettamente, perché è intrigante questo titolo, ci incuriosisce, e tutti credo che leggeremo sicuramente questo libro. Veramente vuole essere un complimento il mio, proprio un titolo tale, caro Roberto, che ci porta proprio a leggere questo libro. È un piacere averla qua, io non lo conoscevo, il libro non l'ho letto naturalmente, perché viene proprio presentato questa sera. Un complimento lo devo fare all'associazione Sempre Città per aver organizzato questa iniziativa, in maniera particolare Giuseppe Taibbi e l'architetto Schifano. No, perché Giuseppe hai fatto tanto. Sta arrivando. Io sarò brevissimo, perché il tempo è passato, un po' di tempo, quindi cercheremo di recuperare. Vi auguro a tutti una buona serata e un buon ascolto. Prima di entrare nel merito della presentazione del libro, volevo farvi fare la presentazione del collettivo Sempre Città, spiegare cos'è, e lo fa il vicepresidente dell'associazione, tra poco arriverà il presidente, che tra l'altro sta ancora fuori sempre per motivi organizzativi, perché mancava piccoli intoppi. Quindi Gero Salamone, vicepresidente del collettivo, a lui do la parola per presentare questa nuova iniziativa associativa. Sì, mi presento, salve a tutti, sono l'avvocato Gero Salamone, vicepresidente del collettivo Sempre Città. Ruberò un breve spazio agli ospiti qui presenti per presentare che cos'è il collettivo, per spiegare che cos'è il collettivo. È per l'appunto un collettivo di giovani professionisti, cittadini e studenti, che da poco ha assunto la forma giuridica di un'associazione. Un'associazione che ha deciso di operare su un doppio binario, occuparsi di innovazione urbana e innovazione sociale. Quanto all'innovazione urbana, da poco abbiamo lanciato una campagna di sensibilizzazione chiamata Save the Beauty, salvare la bellezza, un modo per accendere i riflettori su degli spazi urbani in totale stato di abbandono. Abbiamo programmato un primo intervento di riqualificazione urbana qui a Mussomeli.
riguardante il recupero della fontana sotto Piazza Roma, in via Nettuno. Fontana che risale, realizzata durante il periodo fascista e da tempo immemorabile in uno stato di abbandono. L'intervento è più complesso perché riguarda anche la pescheria, l'ex pescheria comunale, alcuni forse ricordano, che si trova proprio accanto all'anzidetta quindi fontana. L'obiettivo è quello di trasformare quell'ex pescheria in una pescheria delle idee, quindi un laboratorio progettuale di idee per il territorio, un luogo in cui si possa iniziare a fare attività di co-working, cioè di lavoro di gruppo, coinvolgendo diverse competenze che abbiamo qui nel territorio. Naturalmente nasce la domanda: con quali soldi intendete realizzare il progetto? Abbiamo già avviato una campagna di tesseramento per il 2016, nell'arco di 2 settimane già abbiamo raccolto 80 soci, abbiamo raggiunto la quota di 80 soci sostenitori. Grazie al loro contributo abbiamo costituito un conto corrente presso questa banca. La nostra intenzione è entro il 2016 avviare una raccolta fondi online, in modo da permettere a chi vive fuori Mussomeli o addirittura fuori dall'Italia di effettuare delle donazioni a sostegno delle nostre iniziative. A ciò si aggiunge una manifestazione di interesse da parte dell'ANCI, l'Associazione Nazionale Costruttori, sezione provinciale, che a breve formalizzerà un contributo economico a favore del progetto Save the Beauty. Un contributo che ci permetterà già di avviare i lavori di recupero della fontana e, se riusciremo a contingentare le spese, anche di avviare i lavori all'interno della pescheria. Quindi speriamo bene. Il collettivo, e concludo, vuole occuparsi anche di innovazione sociale in una associazione omnicomprensiva, cioè che si possa produrre anche cultura mussomelica, organizzare anche eventi culturali. Già siamo in contatto con diversi scrittori, quindi con cadenza organizzeremo diversi eventi. Nell'ambito dell'innovazione sociale parleremo anche di come fare imprese in modo innovativo. E già annuncio che entro la primavera del 2016 saranno ospiti qui a Mussomeli diverse start-up create qui in Sicilia che già stanno spopolando in Italia e addirittura all'estero, un modo per stimolare i giovani presenti sul territorio e stimolare anche l'imprenditoria locale. Cercheremo anche di creare una rete con il mondo dell'associazionismo e anche con gli istituti bancari. Concludo ringraziando Riccardo Arena per la sua presenza, Giuseppe Adino, ma lui è membro del collettivo, l'avvocato Piero Sorce, Roberto Mistretta, intervenuti qui in sala, quanto numerosi, e la Banca di Credito Cooperativo per aver concesso questa sala conferenza. Grazie. Allora, entriamo nel vivo adesso della presentazione e lo facciamo cominciando a svelare un pezzetto del libro. Ci saranno 3 momenti in cui leggeremo parti del libro. Per leggerlo, il nostro lettore Giuseppe Alessi, anche lui fa parte del collettivo Semplicità. Prego. Poi cominciò a non morire più nessuno, perlomeno così sognò la notte prima che cominciasse tutto, e fu un lungo, strano, insolito incubo. Dimenticato il grande dolore, dissolta la grande paura, svanito il grande terrore, esaurita la grande emergenza e terminate le grandi malattie, si smetteva di crepare così, senza preavviso. Non si moriva di morte naturale, non c'erano guerre, né terroristi, né pazzi, né mafiosi che ammazzavano la povera gente. Non cadevano aerei, non affondavano le navi, non deragliavano i treni, non scoppiavano incendi e non c'erano terremoti né inondazioni. Era pure inutile affannarsi con l'acceleratore, perché non c'erano più incidenti stradali. E persino le donne, che litigavano con i loro uomini, la facevano franca. E chi voleva suicidarsi rinsaviva, o forse impazziva e non si suicidava più. Insomma, alla fine, di mortale c'era solo la noia. Qualcuno trovava in questo la conferma che in fondo la mafia non era mai esistita sul serio, e che i jihadisti erano solo dei bravi ragazzi che volevano cambiare il mondo. Ottimismo, ottimismo. Si predicava ottimismo dopo la crisi, e se non moriva più nessuno era indubbiamente tutto merito del governo. Man mano che il sogno andava avanti, però, diventava sempre più terribile. I giornali, già disperati perché non vendevano quasi niente anche quando si moriva, vedevano nell'improvviso crollo delle morti una manovra del potere per tagliare definitivamente loro le gambe e provavano il malinconico senso di inutilità di chi non può raccontare nemmeno la cosa più emozionante, coinvolgente e bella che voglia leggere chi vive, e cioè come muoiono gli altri, soprattutto coloro di cui non te ne frega niente. Di fronte all'emergenza della morte che era improvvisamente sparita, senza troppa sofferenza la cronaca nera veniva abolita, la giudiziaria con una scusa dichiarata fuori legge e incostituzionale, le pagine delle necrologie chiuse mestamente e sostituite da altre, destinate ad avere ben poca fortuna, perché nessuno voleva pubblicare, né a pagamento né gratis, notizie liete, che portano solo invidia e guai.
Gli ospizi, al contrario, cominciavano a fare affari loro e diventavano più affollati delle scuole elementari e degli asili. Figli e nipoti non sapevano più come liberarsi di genitori, zii e nonni divenuti ingombranti a tempo indeterminato. Il governo, passato il primo momento di entusiasmo, doveva cercare di evitare la bancarotta. Così, dopo aver dimezzato le pensioni, ma solo quelle dei poveri, con la scusa che erano le più numerose, aveva progettato segretamente l'eutanasia di Stato per chi aveva più di 90 anni, inventando una serie di scivoli per i casi di anziani proprio insopportabili. A un certo punto dell'incubo, persino i giornali si accorgevano di questa situazione anomala, ma nessuno si sentiva di scriverci su qualcosa, perché se l'indomani fosse morto qualcuno, vai a toglierti di dosso la fama di dittatore. E poi però la cosa veniva fuori e, come spesso accade, un buco veniva dato su una notizia che non c'era, ma sempre buco era. E allora tutti erano costretti a scrivere la stessa notizia non notizia, e cioè che cazzo, non moriva proprio più nessuno. Da quel momento in poi, come al solito, iniziavano a divampare le polemiche. Da una parte c'era chi prendeva posizione a favore del governo, sostenendo, con inescusabile e stentata adulazione, che aveva opportunamente imposto il blackout dei trapassi, mentre altri stigmatizzavano la grave anomalia di un'insulsa manovra propagandistica portata avanti nel segno dell'infondato ottimismo di Stato, perché bastava guardarsi in giro per vedere che era proprio vero. Non moriva più un cornuto, e qualcuno doveva pur crepare, perché altrimenti la crisi si sarebbe aggravata. Nel dibattito, accesissimo, intervenivano preti, sociologi, psichiatri e medici. Venivano intervistati, orribile a dirsi, pure gli impresari delle pompe funebri, ormai irrimediabilmente rovinati, e i becchini del tutto disoccupati. Nei salotti televisivi, i rappresentanti del sindacato dei fabbricanti delle bare, esasperati, arrivavano a invocare una guerra, un'epidemia o qualcosa del genere. «Solo così si potrà rilanciare un settore ormai condannato a morte», dicevano con sfoggio di umore certo inconsapevole. E in tanti sapevano che non avevano tutti i torti, alla fin fine qualcuno doveva cospirare. Poi però la gente si abituava alla non morte, come si era abituata alla morte. Diventava una non notizia pure questa, e per la disperazione un giornale, rimasto invenduto il giorno prima, aprì con un titolo in prima pagina che a caratteri cubitali recitava più o meno così: «Neanche ieri è morto nessuno». È un libro in cui si parla di tante cose, si parla di amore, si parlano anche di altri temi come la violenza, si parla anche di mafia, però Riccardo nel libro stesso parla di una mafia che adesso non si fa sentire, che è la mafia di oggi, però poi c'è nel libro una parte importante perché ad un certo punto la mafia comincia a farsi sentire. Io volevo parlare proprio di, volevo puntare l'attenzione insomma e chiedere all'avvocato Sorce, che è un avvocato penalista, esattamente cosa ne pensa della parte dedicata a questa del libro, ma soprattutto riferito alla situazione invece legata alla mafia di oggi. Tra l'altro Riccardo dice anche i libri, i giornali non si vendono più perché non si ammazza più, perché non muore più nessuno. Anche oggi non mi ha sparato nessuno, eppure la mafia esiste, e qui in mezzo a noi. Cala di ungu che passa la china, io credo che la piena sia già passata, ancora c'è un profilo molto basso, ma non sono assolutamente, consapevole che il fenomeno abbia ancora la vitalità di un tempo. Noi viviamo una zona in cui non, la mafia, sia pure sussistente, a pieno titolo, non abbia avuto mai un profilo alto, e però lo vediamo sulla nostra pelle, perché fa svanire i nostri sogni, i sogni dei giovani, fa svanire i sogni degli imprenditori, fa svanire i sogni dei giovani che non trovano lavoro. Quello che è un luogo comune, cioè dire che la mafia porta ricchezza, io credo che sia uno dei maggiori errori che la nostra cultura siciliana possa in qualche modo fare. La mafia porta fame, perché l'imprenditore che, per avere mantenere il proprio lavoro, ha necessità di rivolgersi al don di turno, poi paga dazio. Questo dazio deve economicamente essere ridistribuito su tutti, e ognuno di noi per proprio conto
paga quella parte di Lazio che poi ci mette fuori mercato rispetto ad altre parti d'Italia in cui il fenomeno sì esiste, ma non è certamente incisivo come lo è dalle nostre parti. Noi stiamo vivendo in questo momento un momento molto triste da un punto di vista economico. Qualcuno dice che c'è una ripresa economica, forse è vero, ma io credo che vi siano due velocità, due Italie in questo momento. E la nostra Italia, la nostra Sicilia e soprattutto la nostra Lussomania ancora non vede nulla di quello che stanno vedendo le cittadine del nord. È evidente che questa mancanza di recupero è imputabile in massima parte a un sistema che purtroppo si è lasciato prendere dal sistema mafioso e ancora non ha la forza di eliminare questo gioco. Io devo dire che non conoscevo il dottor Riccardo Arena ed era, credo che sia stato un mio limite, perché è una persona che, raccontando in un romanzo, dice delle verità assolute, delle verità che egli ha vissuto sulla sua pelle, perché dalle poche pagine del libro che devo confessare ho letto, io mi ritrovo la comunicazione della persona esperiente di come vanno le cose in questo mondo, e cioè dire il rapporto con l'autorità giudiziaria, il rapporto con l'autorità inquirente, il rapporto con i servizi segreti e il rapporto con il mafioso. Cioè dire, è una persona che a 360 gradi nella sua vita ha avuto a che fare, certamente per ragioni del suo lavoro, con tutte queste persone. Una per tutte. Quando rapiscono il Don, il capo mafia, perfetto, che poi credo che Orchi abbia le stesse lettere di Rina, comunque non so se ci ho azzeccato, comunque la prima lettera che arriva è quella dei mafiosi che dicono noi non c'entriamo. Guardate che questo tipo di notizia è assolutamente reale, perché interviene ogni qualvolta gli inquirenti si trovano di fronte a una situazione criminale di cui non conoscono la matrice. E allora è evidente che chi non c'entra lo vuole far sapere, anche per cercare non solo di togliere da se stessi l'attenzione degli inquirenti stessi, ma soprattutto per indirizzarli. Molto spesso anche queste associazioni criminali hanno l'interesse che l'attività investigativa svolge venga in qualche modo diretta verso la giusta meta. Allora la soluzione migliore è quella di mandare la lettera anonima in cui si dice io non c'entro. Pensavo che era abbastanza conciso. Continuiamo a scoprire parti di questo libro con un'altra lettura, sempre affidata a Giuseppe Aresti. Alla rubrica Lettere anonime al direttore. Illustre direttore, anche oggi la sentitamente ringrazio per l'opportunità che la signoria vostra mi dà di esprimere il mio pensiero, senza lo spiacevole onere di sottoscrivermi. So bene che la signoria vostra non pubblica le lettere contenenti insulti o parole non consonanti, e però dà spazio alla creatività anonima dei lettori, cosa che mi pare davvero originale e veramente positiva. Voglio dirci che secondo me, mentre che i turchi musulmani fanno un inferno, la mafia non può tacere in eterno. Sì, certo, mai ha taciuto del tutto, ma lei crede che la mafia è solo un po' di attacchi nei catenacci dei negozi, qualche pizzino trovato qua e là? No, diretta a me, signor direttore, ho l'impressione che ne vedremo delle belle. Distintamente lo saluto e lo ringrazio. Caro direttore, ci sono troppi stranieri nel nostro paese, il troppo stroppia.
Io dico che prima o poi la pagheremo, noi che paghiamo le tasse. Questi infatti vogliono comandare a casa nostra, e c'è tra noi chi ci marcia. Il mio vicino, per esempio, dice peste e corna dei marocchini e poi ne usa a tempesta per fargli raccogliere i pomodori, ovviamente senza metterli in regola. Il mio vicino si chiama... Caro direttore, anche oggi non mi ha sparato nessuno. Nessuno mi ha seguito fin sotto casa, nessuno mi ha aspettato davanti al portone, nessuno ha accennato nemmeno a rapinarmi. Anzi, in tutta la giornata, a pensarci bene, nessuno mi è proprio avvicinato. Neppure per chiedermi che ore fossero, nessuno mi ha chiesto niente. Né il lavavetri al semaforo, né il posteggiatore, né l'accattone che chiede l'elemosina lì all'angolo della strada. Comincio a pensare di essere uno che non conta niente. Così stanotte andrò a letto, ancora una volta illeso e incolume. Ma non certo tranquillo, perché nella mia mente si agiterà un solo pensiero assillante, il solito pensiero. Come mai nessuno mi spara? Egregio direttore, ma secondo lei come potremmo fermare i terroristi islamici nel nostro paese? Si potrebbe trattare, certo, vi diamo tanto, basta che non rompete. Sarebbe forse la prima volta. Però, anche se tutti quelli che sono al potere, il primo quell'antipatico so tutto io del Presidente del Consiglio, sono in fibrillazione, mi permetterei di dire che se la fanno sotto. Abbiamo ben poco da offrire a questi esaltati che dicono di agire per fede, non per denaro. Ma vedrà che alla fine ognuno ha un prezzo e un accordo si troverà. Lo sa chi però potrebbe difenderci veramente da questi matti, signor direttore? La mafia. La mafia sì che saprebbe come fare. O li ammazza tutti o ci tratta lei. Perché la mafia lo sa come si fanno le trattative. Allora, se si aspetta il classico libro sulla mafia, aprendo e leggendo il libro poi verrà completamente smentito, perché l'originalità e la straordinarietà di quest'opera, lo dicono per Piaggerini che è qui accanto, perché io l'ho letto in pochissimo tempo perché l'ho divorato, per quale motivo? Perché non è un libro sulla mafia classico. Ad un certo punto il libro, invece dei mafiosi, i protagonisti poi diventano i terroristi islamici, ma non solo, poi c'è anche la comunicazione, c'è i giornali, sono anche protagonisti di questo, le televisioni. Un groviglio, un miscuglio anche di storie raccontate insieme che rendono questo libro diverso dagli altri proprio perché uniscono, mettono in risalto un'altra violenza. Cioè qui si fa la gara chi è più violento, no Roberto? Se i terroristi sono più violenti dei mafiosi, possono sconfiggere la mafia se sono loro i mafiosi. C'era qualche settimana fa quando ci fu il caso di, dei terroristi in Francia, quel post su Facebook dove c'era Totò il vino falsamente, ovviamente era una bufala che diceva ci penso io a vincere i terroristi. Tettami fuori. Invece Riccardo ha pensato al contrario, cioè sono i terroristi che pensano a vincere la mafia, quindi un modo diverso di raccontare la mafia, ma soprattutto è un libro anche sulla violenza e su chi è più violento, no? Roberto Mistretti, io ho l'onore tra l'altro oggi di poterlo avere accanto, perché oltre a un amico poi è il mio, diciamo, il mio concorrente principale, ma soprattutto poi è diventato adesso, ridurlo come un semplice cronista e adesso anche uno scrittore, insomma, quindi Roberto. Grazie Giuseppe. Dalle letture che sono state fatte avete sentito in qualche modo l'originalità di Riccardo Arena. Inizialmente in qualche modo lui si rifà a Saramago, non vuole più nessuno, il famoso romanzo del premio Nobel, e nelle letture invece delle lettere al direttore sono tre tizi che scrivono lettere alla rubrica del direttore, tre tizi distinti, che ritroverete ciclicamente nel libro, e io vi invito quando leggerete a stare molto attenti, perché in queste lettere sta la chiave di lettura di tutto il libro che richiama il titolo. Vi dico solo questo per incuriosirvi. Questo libro lo presentammo la prima volta a Riesi il 21 novembre, quindi un mese e mezzo. No, hai scritto 21 novembre, l'hai scritto tu, guarda. Riesi 21 novembre 2015. E in quel momento l'ISIS stava facendo sfaceli, come sappiamo, quindi un libro attualissimo, e adesso vi dirò anche il perché. In quell'occasione parlavo di Mario Francese, un cronista assassinato dalla mafia nel 79, e avemmo l'opportunità di conoscere anche Giulio Francese, il figlio, che era lì a Riesi con noi. Esattamente 23 anni fa la mafia assassinava Beppe Alfano, cronista
non iscritta all'ordine della Sicilia. Mario Francese lavorava per il Giornale di Sicilia, quindi come vedi non guardano per chi lavori quando lo vuole ammazzare, che lo beppe. Venne assassinato per il discorso della diga, per i terreni che avevano i mafiosi pagato pochissimo prezzo ai contadini e poi l'avevano rivenduti allo Stato per 40, a un prezzo 40 volte superiore, quindi una truffa miliardaria che Mario Francese cominciò a scoprire e poi venne assassinato. Beppe Alfano venne assassinato 23 anni fa a Barcellona Pozzo di Gotto, esattamente l'8 gennaio del 93. La figlia Sonia Alfano, eurodeputata ex, c'è scritto un libro, La zona d'ombra, se non l'avete letto leggetelo, perché c'è tutto il dolore di una figlia, ma ci sono anche i nomi e i cognomi di chi ha ammazzato suo padre, non solo Bullotti, il boss locale, ma tante connivenze che c'erano dietro. Perché vi sto parlando di giornalisti? Perché questo libro parla di giornalisti, e non solo. Questo libro parla della storia recente nostra, e non solo. Sapete perché? Perché un giornalista non può scrivere tutta la verità se non ha le prove. Come diceva Pasolini, io so, ma non ho le prove, il famoso Giacuzzi. E non lo può fare se non ha le prove. Tant'è che la prima frase che disse Riccardo quando lo chiamai telefonicamente dopo aver letto il libro, te la ricordi quale fu? Ti sei divertito a scrivere questo libro. Perché? Perché ha fatto tutto ciò che un giornalista normalmente non può fare quando scrive un libro del genere. Scrivere le verità, in qualche modo rendendoli verosimili. E qui c'è la trattativa Stato-mafia. Cataldo Orchi e Totò Riina. Non ha messo nome e cognome per evitare denunce da parte dei familiari. O altro, diciamo così. Secondo me anche per lavorare, anche oggi non mi ha sparato nessuno. Ci sono i giornalisti finti, perché fanno parte dei servizi segreti, ci sono i politici onesti e quelli corrotti, c'è la nostra storia recente, ci siamo noi in questo libro. Qual è la straordinarietà di cui parlava Peppe? La straordinarietà di questo libro sta nel fatto che non è orchestrato come un romanzo classico. Riccardo si è proprio divertito. Ci ha messo dentro di tutto. Ci ha messo dentro Facebook, Instagram, Twitter. Ci ha messo le riunioni di consiglio e poi chi dava le notizie, le imbeccate ai giornalisti, era qualcuno lì dentro. Non vi dico chi proprio per non svelarvi tutto fino in fondo. Ci ha messo il sequestro di un mafioso come Cataldo Orchi da parte di un gruppo pseudo musulmano islamico che ovviamente sapete cosa fa. Decide di torturare il capo mafia, sequestrato insieme alla moglie, in diretta TV. È un'idea rivoluzionaria, no? E sapete cosa succede ovviamente? Succede che marito e moglie vanno in contrapposizione. Uno parla, l'altro accusa. È un libro dove l'esperienza del cronista, quella che si fa sul campo, come diceva giustamente Giuseppe, quella che si fa e come sottolineava l'avvocato, che ha avuto l'occhio lungo, anche se non ha letto tutto il libro, ha avuto l'occhio lungo perché ha saputo cogliere la realtà del lavoro di Riccardo, che è stata trasferita in questo libro, che è stata trasferita nella pagina. In tutto questo diversi man, se vogliamo, si ride amaro. Si ride su di noi, perché tra tanto diversi man ci sono delle verità scritte che sembra inchiostro colato sulla pagina. Io ho segnato tantissime cose, proprio tante, il libro è tutto segnato, tutto bigliettato, perché dove trovo cose che mi piacciono, cose che mi intrigano, sottolineo. È chiaro che non potremmo parlarne tanto perché non vogliamo tediarvi. Però quando si parla di assassini, quando si parla che vengono assassinati giornalisti, ma anche poliziotti, sacerdoti, magistrati, carabinieri, politici onesti, Riccardo dice: sparano sempre alle spalle, sono vigliacchi nel DNA. Ecco Riccardo, ti do la parola così evitiamo di far parlare sempre Peppe. Quanto vigliacchi sono i mafiosi? Intanto buonasera a Custo Meli, scusate il ritardo,
presentando il libro in varie parti della Sicilia, sto scoprendo, andandoci materialmente, posso dire una cosa brutta, magari intelligente, ma quanto fanno schifo le strade siciliane. Siamo stati anche a Nicosia, per esempio, Nicosia è un paese quasi raggiungibile. Qui chiaramente non abbiamo preso la strada più sbagliata che ci dovesse essere, però ci rendiamo conto di quanto i nostri diritti elementari di cittadini vengano calpestati ogni giorno. Mi auguro che le istituzioni locali si facciano portavoce presso i poteri che hanno la competenza di intervenire. E andiamo subito alla domanda di Roberto, quanto sono vigliacchi mafiosi, ma io dico che non, in realtà, ecco, l'autore si fa prendere un po' dall'enfasi, io dico che non sono per niente vigliacchi, sono soltanto dei ragionieri, sono quelli che devono raggiungere un obiettivo, un risultato, lo raggiungono, loro non vogliono rischiare più di tanto, non vanno nei teatri a sparare alla gente, non vanno nelle spiagge a sparare alla gente, loro non hanno interesse in questo senso, se devono terrorizzare magari mettono le bombe, le autobombe senza rischiare nulla loro e creano il terrore indiscriminato, ma il loro è sempre qualcosa, il loro modo di agire è sempre qualcosa che ha un fine, uno scopo preciso. Se devono eliminare una persona, la cosa migliore, tutte le intercettazioni ormai ne parlano, è prima il colpo alla figura, poi il colpo alla testa alla fine quando la persona è abbattuta. È soltanto un calcolo molto, molto freddo, molto glaciale, se vogliamo pensare che lo fanno con persone vere questo discorso. Ma andiamo all'altro aspetto invece, perché in questo libro quello che si cerca di mettere in risalto è l'imprevedibilità. Un potere violento abituato a governare questa regione, ci piaccia o no, lo hanno fatto, a governare questa regione anche con la forza delle armi, ma non solo, anche con la forza della codardia di chi governava e della codardia di chi era governato. Un potere come questo è il primo potere a cui tende, diciamo, cerca di mirare l'altro potere, quello che noi non conosciamo, non sappiamo completamente nulla. Poco fa il bravo lettore ha colto un passaggio, quello della lettera, e gli dice: a noi ci protegge la mafia. Io chiedo scusa se ho anticipato di qualche mese una dichiarazione che è veramente un uomo politico pure nell'area di governo di centro-sinistra ha reso qualche mese fa, proprio dopo il Bataclan, dopo gli attentati di Parigi. A noi ci protegge la mafia, stiamo tranquilli, non succederà mai niente. Chi poteva pensare che sparassero dentro un teatro indiscriminatamente o che tentassero di entrare dentro uno stadio pieno di gente per farsi esplodere e creare almeno un migliaio di morti? Chi lo poteva pensare? Non lo poteva pensare nessuno, perché è inverosimile. No, in questo mondo in cui viviamo è abituato alle cose normali. Quando si è di fronte a qualcosa che non è normale, perché noi non siamo abituati a ragionare come il nostro nemico ci ha in pugno, cioè potrà fare quello che vuole perché noi non ce lo aspettiamo e quindi possiamo proteggerci in tutti i modi, ma saremo sempre vittime. Io ho voluto un po' esagerare con i paradossi e ho immaginato la sfida che viene lanciata nel nostro paese non con attentati indiscriminati ma con un'operazione mirata, cioè si sequestra un capomafia, all'inizio tutti pensano che sia stato una evasione, governo messo in croce, carri armati per le strade, sacchetti di sabbia, una situazione preinsurrezionale per colpo di Stato, e in realtà poi si scopre che il capomafia è stato rapito e c'è una regia sapiente, questo è preso dalla realtà, perché i nostri nemici dell'ISIS sono dei grandi comunicatori, cioè, per quanto feroci, per quanto incomprensibili, per quanto siano estranei al nostro modo di pensare, hanno colto benissimo la comunicazione del mondo moderno, loro riescono sempre
a dare il colpo di scena nel momento giusto, loro riescono a darti le immagini. In questo caso non scelgono la violenza, ma scelgono semplicemente il ricatto, cioè vogliono far parlare, costringendolo attraverso proprio un ricatto che riguarda la moglie che l'abita assieme a lui, vogliono fare parlare questo capomafia, perché evidentemente questo paese ha tante cose da temere da quello che può dire un capomafia. Più che la violenza cieca, a quel punto il paese teme che ci possa essere un attacco con le parole, cioè il capo viene colpito e, come gli indiani, i mafiosi sono scappati tutti, sono smarriti, non sanno che cosa devono fare, non sanno come devono agire. Il paese è sotto shock perché questo capo comincia a dire qualcosa che non era mai stato detto sotto l'effetto del ricatto. Viene mandato tutto quanto in video e l'altro effetto, i giornali non servono più, vengono bypassati, la comunicazione è diretta, il web comanda. Questo è un libro in cui si parla tanto di giornali, di giornalisti, di cronisti che non ci sono più. Io, diciamo, ho la brutta abitudine, oltre a fare il presidente, anche di fare il giornalista. Fino a ieri sera, per la notizia, Brusca scarcerato, non scarcerato, e siamo rimasti in due a trattarla, io e quella, la collega che doveva fare i titoli con chiusura. E questo è il giornalismo di oggi, il giornalismo che vive fino alle 11 di sera eccezionalmente, ma è un giornalismo che alle 7 di sera svuota le redazioni, cosa che è impensabile, non avveniva mai. Ecco che i pochi cronisti rimasti si ritrovano in questo libro, si ritrovano smarriti, non sanno più dove cercare notizie, perché le notizie ormai ti arrivano, ti bombardano con internet, con tutte le informazioni che piovono addosso alle persone e tu non sai mai se sono vere. Questo è il punto, cioè il nostro mondo è mediatico, ma non è attento, non legge, non si dedica ai fatti, ma si dedica soltanto all'immagine, alla sostanza. Ecco perché all'inizio c'è la notizia che non vuole più nessuno, che non è una notizia in realtà, è la storia della, la notizia giornalisticamente intesa è il cane che morde l'uomo o l'uomo che morde il cane, è sicuramente l'uomo che morde il cane. Quando il cane morde l'uomo, alla fine, diciamo, è qualcosa sì, ma non è così importante. Quando non vuole più nessuno, alla fine non è una notizia, perché è importante leggere sulle morti degli altri, soprattutto di quelli di cui non te ne frega niente. Ecco che infatti i giornali, nel momento in cui la notizia diventa non muore più nessuno, scrivono neanche ieri è morto nessuno, che poi è la morte di questo mestiere. Il paradosso di tutto questo è che alla fine, per capire questo titolo, bisogna arrivare alle ultime 10 pagine, e questo è il problema di chi. Il presidente diceva che è un tiro, effettivamente è un po' costruito, però Roberto vi ha dato una chiave, le lettere all'inizio magari cercherete di stritarvi, però il problema vero è che bisogna andare in fondo. Prima dell'ultima domanda, così per chiudere il puzzle delle letture, così almeno riusciamo a dare un altro pezzettino in più, facciamo l'ultima lettura, poi faccio l'ultima domanda a Riccardo e poi ci sarà la chiusura. Dal secondo interrogatorio di Cataldo Orchi, giorno 27, ore 12:30. Tribunale Popolare Islamico. Signor Orchi, lei e la sua organizzazione avete seriamente tenuto in scacco una nazione intera e per decenni. È possibile che un paese sia stato messo in ginocchio per così tanto tempo? Per quanto possiate essere potenti, tutto ciò è incomprensibile, fuori da ogni logica. Orchi. Intanto la ringrazio perché lei, a differenza del suo collega dell'altra volta, mi dà del lei e non del tu. Poi io le potrei dire tante cose, ma che valore avrebbero? Già sento le persone che hanno avuto contatti e collegamenti con me, direttamente o per interposta persona, dire che sono uno che si vuole vendicare, che sono un mentitore, un calunniatore.
Io però non sono un pentito e non faccio come i pentiti abituati a parlare di cose che non esistono o che non possono dimostrare. Dunque è come se non esistessero. Io sono una persona seria. Una persona seria. Lei è un criminale serio, capo di una congrega di criminali della peggior risma. E qui lei sbaglia, Presidente, mi permetta. È banale dire che la mafia abbia tenuto in scacco lo Stato senza il consenso dello Stato e della gran parte dei suoi cittadini. Se l'organizzazione di cui lei parla esiste, e se io ne sono stato il capo, essa ha agito come un vero e proprio Stato nello Stato. Il popolo, gran parte del popolo, si è piegato ed è diventato il nostro popolo, ha collaborato con noi. Lo Stato vero ci ha ceduto il territorio ed è sceso a patti, esplicitamente, cioè talvolta accordandosi con noi, oppure implicitamente, non facendo nulla per contrastare le nostre forze sul territorio. Il governo ce lo siamo fatti da soli. Lei mi sorprende, signor Orchi, parla come un politico sopraffino. L'avete detto voi che sono un criminale, dunque perché sorprendersi se parlo come un politico? Noi, sempre che l'organizzazione di cui lei parla esista e io non ne faccia parte, ci siamo dovuti sostituire allo Stato e alle sue carenze, inventare posti di lavoro, assistere i detenuti, risolvere i conflitti sociali, garantire l'ordine e la pace sociale. Come sarebbero vissuti, ad esempio, i familiari degli stessi carcerati senza di noi? Siamo stati costretti a governare l'economia illegale, fiumi di denaro della più varia provenienza. Lei crede che se non ci fossimo stati noi si sarebbero prosciugati? Li avrebbero gestiti altri? Lei guarda solo agli aspetti criminali, cioè alle sanzioni che siamo costretti ad applicare per ristabilire l'ordine. Ebbene sì, nel nostro Stato esiste la pena di morte. Ma forse che in questo paese e in altri paesi civili, civilissimi, la pena di morte non è mai stata applicata? Lei è un filosofo del diritto, altro che. Posso chiederle allora come mai lei non si sia mai pentito? Perché non abbia mai parlato? Perché non abbia aperto la porta della sua cella, di cui lei sicuramente era l'unico a possedere le chiavi? Se l'organizzazione di cui voi parlate esiste, la smetta con questi insulsi preamboli. Se io fossi il capo di questa organizzazione, che è in tutto simile a uno Stato, io sarei un capo di Stato, dunque sarei un uomo potente. Su via, un uomo potente, lei vive in una stanza di pochi metri quadri, non è padrone nemmeno di respirare l'aria che viene da fuori. Qual è il potere di un uomo che non può conoscere la notte e il giorno, né quasi mai vede la luce del sole? Lei sarebbe un uomo potente. Potente, certo, così mi considerano. Perché mi fanno quel che lei dice? Perché mi tengono ristretto in queste condizioni insopportabili per qualunque essere umano? Perché vengo considerato potente? E lo sono, cazzo, scusate! E qual è la sua forza, signor Orchi? Qual è la manifestazione della sua potenza? Risponda, perché non si pende? Perché perderei il mio potere. E cioè, il silenzio, il silenzio. Il silenzio è il mio potere, il silenzio è la mia forza. Mi faccia capire meglio. Se io fossi quel che voi dite e se qualcuno mi considerasse tale, questo qualcuno avrebbe qualcosa da temere del mio parlare. Se poi io, come voi dite, mi fossi dimostrato attendibile, forse sarebbe pericoloso che rompessi il silenzio anche su altro, non trova, Presidente? Indubbiamente, la sua è un'analisi lucida, signor Orchi. Ma se mi pentissi sul serio, cosa diventerei? Uno dei tanti infami al servizio di questo Stato infame. Ecco perché, se l'organizzazione esistesse e se io ne fossi il capo, non potrei mai pentirmi. In altre parole, se io ne fossi il capo, avrei una missione storica nei confronti di un'organizzazione che fa parte della vita e della storia di questo paese e del mondo intero. Qual è questa missione? Se esistesse, io sarei la mafia. Finché io sarò vivo e resisterò, esisterà la mafia. E dopo che sarò morto, se morirò da mafioso, l'organizzazione mi sopravviverà. È questa la mia missione. Mia e degli altri detenuti, che come me sanno di dover morire in galera, e nemmeno pensano a pentirsi. Siete quasi eroici, commoventi, direi. Ci sono cose che io le direi se potessi dimostrarle. Non è per mancanza di rispetto nei suoi confronti che mi rifiuto, è perché sono abituato a dire solo le cose che posso dimostrare. Intanto le dica, poi vedremo, ad esempio, ci parli del suo archivio. Bell'argomento. Ne parli, è un argomento complicato. Intanto ci dica se esiste, sì che esiste, o perlomeno esisteva. E chi ce l'ha? Non lo so, posso intuirlo ma non lo so, quel che so è che chi ce l'ha è come me. E cioè, potente, potentissimo, si spieghi meglio. Il potere che io ho è il mio silenzio. Lui invece possiede il modo per ridurre al silenzio chiunque.
Libro e svia verso invece l'attività che è quella sua, cioè quella di cronista ma anche di rappresentante, massimo rappresentante in Sicilia dei giornalisti in quanto presidente dell'Ordine dei giornalisti. Tu tratti i giornalisti in maniera differente, o meglio, in due modi. All'inizio sembri molto cattivo, però poi te ne servi, per esempio, poi li grassi un po' i giornalisti. Quindi quanto c'è di Riccardo Lena cronista, cioè cronista che fa fino a mezzanotte, ma anche di Riccardo Lena presidente dell'Ordine in questo libro? Gli unici giornalisti che vengono salvati siete voi, non per essere ruffiano, poi tu e lui rappresentate l'ultimo baluardo di questa professione, perché i cronisti veri sono quelli che stanno in periferia, sono quelli che ancora vanno sui posti se c'è un incidente, se muore qualcuno, che sanno chi sa le cose nel paese, nella città, che sanno come muoversi quando c'è una notizia, soprattutto non guardano l'orologio quando la devono scrivere e non guardano neanche il compenso, perché se voi guardasse il compenso dovreste dire ma per favore, per 3 euro io mi metto a fare 80 righe alle 10 di sera, ma neanche per sogno, cioè mi sto a casa mia, mi guardo la televisione da Don Matteo, mi diverto molto di più. Invece il giornalismo che non si salva è quello delle notizie appresso alle quali tutti vanno. Guardate, c'è un esempio che è arrivato dopo che questo libro era uscito, ma che calza a pennello. Se voi ricordate, c'è stata una notizia che riguarda il presidente di questa regione, no? Telefonata tra lui e un medico che gli avrebbe detto dobbiamo fare saltare Lucia Borsellino come suo padre, e lui non avrebbe detto niente. Ora, la notizia viene diffusa di mattina e nel giro di tre quarti d'ora cominciano le reazioni da parte delle massime cariche istituzionali. Non parliamo quindi del, scusate se lo cito, l'onorevole Lumia che tiene sempre, parliamo di Presidente della Repubblica, Presidente del Senato, Presidente della Camera, Presidente del Consiglio. Sono le prime tre cariche dello Stato più il Presidente del Consiglio e l'autorità politica massima del nostro Paese, che commentano indignati questa notizia. Tutto il mondo diventa furibondo contro il Presidente della Regione dopo che gli hanno dato addosso pure le istituzioni. Io non sto difendendo affatto il Presidente della Regione, attenzione che mi fa pure antipatia, ma tra l'altro lui tocca il fondo, c'è cioè anche qui comunicazione mediatica, tutto particolare, cioè quella telefonata micidiale con, non so, le radio, il giorno da pecora, mi fa trasmissione che si adatta bene. Ho cercato su internet il modo per suicidarmi in maniera veloce, quello lì, diciamo. Però è tutto frutto di una finzione mediatica, perché quella telefonata non c'è, o perlomeno chi dovrebbe averla fatta registrare dice che non c'è. Se le cose non ci sono, non ci sono. Le voci che si sono inseguite attraverso i canali, diciamo, della politica e i canali mediatici sono risultate infondate. Però tutto il mondo politico e istituzionale reagisce su una cosa che non c'è. Ecco, questo è il giornalismo che a me non piace, non è piaciuto mai, e che è rappresentato nel libro anche con ferocia, perché ci sono ormai sempre più direttori di giornali che la mafia l'hanno abolita, che la vedono soltanto come luogo comune, come caterva di luoghi comuni, il capo Matteo Messina Denaro, chi l'ha detto il capo Matteo Messina Denaro? Non si sa, è possibile che lo sia, ma se poi ascoltiamo le intercettazioni, i suoi stessi uomini neanche sanno dov'è, che cosa dica, però si vive di luoghi comuni, si vive di fiction, si vive di non notizie. Questo è il giornalismo che non va più bene, perché è un giornalismo che dà risultati negativi, cioè il trend della carta stampata è in calo in tutto il mondo, l'Italia è un paese che legge poco, però
non si giustifica il calo che c'è in Italia. Cioè, in Italia pensate che si vendono ogni giorno 4 milioni di copie di giornali, in Giappone c'è un solo giornale che vende 6 milioni di copie. Lì uno si chiede, certo il Giappone ha molta più gente che legge, sono molti più gli abitanti del Giappone, tuttavia c'è qualche cosa che non funziona, perché Charlie Hebdo fa 2 milioni di copie nel momento in cui naturalmente c'è stato quello che c'è stato, ma fa 2 milioni di copie significa che la carta non è morta, è morto il modo di fare i giornali di carta. Questo è il monito, e nulla, nessun web può sostituire la carta che uno guarda e tocca, non soltanto per abitudine, ma anche perché la carta è qualcosa che racchiude scelte fatte da professionisti dell'informazione. Ogni giorno ci sono milioni di informazioni che arrivano, poi però sulla carta trovate soltanto quelle che un gruppo di persone hanno selezionato per voi, perché credono che sia così, soltanto che ormai la selezione è affidata a gente che non sa più selezionare. Ultimissima cosa, ma quello ma il presidente che scrive i tweet è Renzi, cioè è lui a quella a cui ti sei ispirato? Prima di farlo rispondere diamo qualche altro input sul libro, altrimenti noi parliamo solo di mafia e di giornalismo. Maschio Secondo, direte chi è questo Maschio Secondo? Maschio Secondo è il capitano, è il soprannome che ha dato a Riccardo, a un poliziotto onesto, e come tutti i poliziotti onesti quando... Carabinieri. Che come tutti diciamo, i servitori dello Stato onesti commettono errori, quando commettono errori li pagano, non fanno carriera. E lui ha commesso un errore. Un errore che ha a che fare con Cataldo Orchi, che ha a che fare con la trattativa Stato-Mafia. E qui devo dire, apriamo un parallelo che non c'entra nulla, però è giusto farlo. In questi giorni sta trionfando Checco Zalone, no? Dove fa il parallelo tra l'Italia e la Norvegia. Ecco, Riccardo, anticipando ancora una volta i tempi, fa un parallelo tra l'Italia e la Finlandia. Siamo lì sostanzialmente, no? Scoprirete poi, più avanti andando là nel libro, cosa c'entra Maschio Secondo, il capitano, con la Finlandia, cosa c'entra la trattativa Stato-Mafia. Però c'è un passaggio che voglio leggervi, dopodiché do la parola e la chiudo qua, ma ve lo leggo come input, proprio perché un ragazzo che era andato per rubare in casa di Cataldo Orchi, non aveva poi rubato dopo aver visto quello che aveva visto, il padello per intenderci, quello del silenzio di cui si parlava nella lettura, eppure avendo confessato, ovviamente questi ragazzi sono stati assassinati. Ecco, c'è un passaggio, io lo lessi anche a Resi, ve lo leggo perché è molto emozionante, ed è quanto Cataldo Orchi racconta, quasi a se stesso, mentre lui stava strangolando questo ragazzo. E mi fissava mentre gli occhi gli si facevano inespressivi, si svuotavano, mentre il soffio della vita usciva dai suoi polmoni senza più aria, mentre si contorceva nell'orribile grugnito dello spasimo e dell'agonia. Io solo, lì dentro, io, forse grazie al diavolo dell'inferno, sentii parole che nessun altro lì non potevo dire, perché erano parole metafisiche che la sua anima disse alla mia, e solo la mia anima poté ascoltare quell'ultimo soffio della sua. Quali furono queste parole? Senza dignità, sei un uomo senza dignità. Ho finito. È un libro in cui le ribellioni ci sono. Poco fa mi citavi il confronto tra marito e moglie, che è un momento abbastanza acceso del libro, in cui forse l'autore ha messo più cattiveria del solito. È un problema che riguarda le donne di mafia, che se si ribellassero, se non assecondassero i loro mariti, probabilmente creerebbero le condizioni per isolarli e per fargli cambiare idea, probabilmente. È un problema che riguarda anche le donne
musulmane sottoposte al giogo dei mariti. Anche qui c'è una ribellione delle donne islamiche che vanno in piazza dicendo basta, io voglio essere donna e libera, e all'uomo che si avvicina per strappare il manifesto lo mandano in ospedale per 10 giorni. C'è pure questo passaggio. E c'è anche il ragazzino di cui tu parli, che essendo entrato per sbaglio a casa del capomafia, essendosi reso conto assieme a un complice, no, due ragazzini diciottenni, dell'errore commesso, va a chiedere pietà al boss del quartiere, e il boss del quartiere, anziché farlo perdonare, lo conduce alla morte, ed è il capomafia stesso, il Cataldotti, che lo vuole strangolare. Proprio nello strangolarlo, nello strangolamento avviene questa comunicazione. Il ragazzo: oh, guarda, ma come, io vengo a chiederti scusa e tu mi ammazzi? Allora sei veramente un uomo senza dignità. Ed è quello che molti giovani di mafia pensano dei loro capi, e è quello che ci può portare a sperare che prima o poi qualcosa cambi. Il libro è nato con molti, diciamo, passaggi che si sono aggiunti nel tempo, perché purtroppo l'autore non fa lo scrittore di professione, ma deve campare, quindi i tempi sono stati abbastanza lunghi di produzione. Confesso che per chi leggerà sarà facile individuare il Presidente del Consiglio, da una parte in un signore a cui piacevano molto le donne, piacciono molto le donne. Che compirà 80 anni, ma diciamo le donne. Diciamo, cioè, quest'anno compirà il 29 settembre, 80 anni. Ma facciamo il donne. Facciamo, poi qualcuno li potrebbe risentire. E poi chiaramente il perfettino che si aggiunge, quello che comunica soltanto con i tweet, quello che ci mette sempre gli hashtag sempre diversi, insomma, quando il boss evade ce n'è uno al momento, pagherete caro, pagherete tutto, solamente di tutto per cercare di suonare la carica, la riscossa, ma alla fine è il potere che viene preso, è veramente questo. Tu dicevi c'è un ministro che racconta le riunioni del governo, e poi si scoprirà chi è, non diciamo chi è, però ecco, non molto tempo fa l'Espresso aveva una rubrica di minister che era veramente scritta da un ministro che raccontava dall'interno quello che succedeva dentro le riunioni. E diciamo il paradosso è un potere che, pur di far parlare di sé, parla lui stesso male di sé, perché poi si possa tornare sull'argomento. Allora si parla male, il governo replica, si continua a parlare male, e questo è, diciamo, da segno dell'esistenza della politica. La politica dovrebbe pensare alle cose concrete, come per esempio rifare le strade della Sicilia, che credo sia una cosa fondamentale. In conclusione, un tweet: perché uno dovrebbe leggere il tuo libro? Questo è il tuo tweet. Perché mettici l'asta, però di stare a qualcuno. Ma posso fare io una risposta? Perché non è da un calcio di rigore che si vede la forza di un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Riccardo Arena ne dimostra tantissimo. Tra l'altro l'avvocato fa un riferimento a una canzone di De Gregori, ma non a caso, perché si comincia con un calcio di rigore. Il libro inizia con un calcio di rigore. Che ha a che fare con Secondo Maschio, dice, certo, che salva un mafioso che torna inutile. Dovete leggerlo, è veramente interessante. Ringraziamo quindi innanzitutto l'avvocato Piero Sorci, qui va il nostro ringraziamento, anche un applauso. Poi voglio ringraziare Roberto Mistretta, che è stato con noi. Poi tutti i ragazzi dell'organizzazione qui rappresentati da Gero Salamone. La banca di credito cooperativo, come sempre, sempre vicino a noi, ogni volta che si organizzano delle cose, allora ci sono, grazie. E per concludere, il nostro carissimo amico Pepe Piccica ha realizzato, finanziato da Special, insomma, il tuo sponsor Special, l'agenzia Special, ha fatto un calendario con le sue opere e ha voluto, insomma, vuole donarlo, omaggiarlo a Riccardo, e quindi è, diciamo, anche il nostro regalo. Questo è il... con tutti i disegni di Pepe. In
quindi grazie, fuori troveranno sia il libro ma anche la possibilità di aiutare l'associazione con un tesseramento. Grazie mille, buona serata. Grazie. Castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete.